La comunicazione con le app e con i social non manda in pensione i radioamatori, la loro rete è una garanzia nelle emergenze. Un piano organico di intervento radio per le emergenze, utile appunto nei casi in cui di fronte a delle calamità come il terremoto ma anche di altro genere saltino le connessioni digitali e telefoniche su cui siamo abituati a fare i conti. Ebbene, lo stanno preparando un gruppo di radioamatori perugini che ha incontrato per noi Valeria Radiconcini. Da Italia, Quebec Zero, Papa Germany, stazione della sezione Ari di Perugia. Così comincia una trasmissione tra radioamatori con un codice identificativo della stazione radio da dire in alfabeto fonetico nato e così si fa anche nella sezione ARI, Associazione Radioamatori Italiani di Perugia. In tempi di WhatsApp, internet e satelliti c'è ancora chi riesce a parlare con tutto il mondo sfruttando le onde radio, un'ottantina gli associati solo nel perugino. Chi li prendesse per semplici hobbisti farebbe un errore perché in situazione di emergenza possono rivelarsi molto utili. Noi siamo anche responsabili della sala radio della prefettura, sala radio amatoriale, cioè possiamo gestire soltanto noi. E quando è avvenuto il famoso terremoto del 97 che caddero completamente tutti i ponti radio ed era impossibile comunicare da noi e per Assisi, che praticamente c'è quasi di fronte, noi eravamo l'unica comunicazione diretta che poteva esserci tra Perugia e quelle zone lì. E voi immaginate che lassù nella sala radio era diventata una bolgia perché tutti quanti si precipitavano e volevano avere notizie. Ma non si tratta solo di storia passata, infatti si stanno organizzando per presentare alla regione un piano organico di intervento radio per le emergenze, dalle calamità naturali a tutte quelle occasioni in cui saltano le connessioni digitali e telefoniche, quelle su cui siamo abituati a fare affidamento.